Bentornati su Metronapoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, e concludiamo, per certi aspetti riapriamo un nuovo ciclo, il dibattito sul futuro della città metropolitana. Presidente Caldoro, lei è il primo che intervistiamo subito dopo la pubblicazione della legge di Rio. Il suo giudizio in genere non è stato molto dolce su questo provvedimento. Però adesso ci troviamo di fronte ad una opportunità, secondo alcuni. Lei ritiene che la città metropolitana possa essere concretamente costruita? No, ma il principio dell'ambito metropolitano è molto serio ed è una cosa utile per il paese, utile per la nostra area metropolitana. Un'area metropolitana, come è noto, molto complicata, complessa, e anche l'area dove c'è la maggiore densità abitativa, quindi abbiamo una caratteristica unica nel nostro paese, ma questo vale in generale in Italia, quindi è molto utile che ci siano le aree, città, chiamiamo come vogliamo. Quello che è sbagliato nella legge è aver sovrapposto enti, quindi tu sciogli la provincia, costituisci la città metropolitana, quindi dici che semplifichi, ma poi alla fine costruisci ulteriori istituzioni con quelle che oggi si definiscono. Aumenti le poltrone ancora in termini di peso del costo della politica. E poi l'errore più grande è quello di prevedere, e quindi in questo caso saremo gli unici in Europa a prevedere questo modello, di costruire una città metropolitana con confini amministrativi rigidi, come erano un po' le vecchie province. Questo è sbagliato perché si è visto che è un limite, perché quello che tu devi governare sono funzioni metropolitane, e le funzioni metropolitane come sanità, mobilità e trasporti, l'ambiente, il ciclo integrato dei rifiuti, delle acque, non possono avere gli stessi confini. Quindi noi troveremo dei pezzi che non si possono governare, un pezzo del trasporto che non può viaggiare, un pezzo del ciclo integrato delle acque che non può avere la sua funzione, che quando tu metti una gabbia, questa gabbia non funziona. Indubbiamente la delimitazione territoriale è stato un tema abbastanza discusso, anche qua insomma c'è stata una serie di interventi anche di urbanisti che hanno ipotizzato soluzioni diverse, l'allargamento e così via. Però su un tema noi abbiamo avuto un grosso dibattito, che è quella sulla modalità di gestione di questa struttura, anche nella prima fase. Quest'idea dell'elezione non diretta del presidente della città metropolitana, del sindaco della città metropolitana, e questa modalità di elezione dei rappresentanti del Consiglio metropolitano che viene fatta un po' con questa metodologia di secondo livello. Lei ritiene che una città metropolitana così estesa di 3 milioni e mezzo o 3 milioni e 2 di abitanti possa essere effettivamente gestita con un metodo democratico che preveda questa nomina e questa elezione in questa modalità? Sì, è una nomina, diciamo, che in fase di avvio, che viene costituita in una certa maniera, poi a regime saranno gli statuti a dover determinare il livello di governo. Beh, anch'io penso che se si fa un ente con perimetri amministrativi ben definiti non può che essere elettiva. Quindi pensa che lo statuto possa intervenire, debba intervenire. Quindi lei sta dicendo che si lavorerà perché lo statuto preveda una se è un'istituzione vecchia maniera, cioè come un comune o come la provincia o anche come la regione, che è ancora più grande, e ne determini chiaramente i perimetri amministrativi, è una istituzione che fa tutto e quindi deve essere elettiva. Diverso se invece, ed era un po' la mia opinione, di non fare un'istituzione rigida, ma di fare come nelle grandi aree metropolitane dei dipartimenti metropolitani, cioè chi si occupa di trasporti, chi si occupa di ambiente, chi si occupa di salute del cittadino, dei diritti alla salute, chi si occupa del ciclo integrato delle acque, chi si occupa dei rifiuti. Perché le grandi città europee sono governate da questi sistemi metropolitani. Tu devi risolvere i problemi, non devi fare una gabbia con un recinto e dici tu devi stare qua dentro. Poi molte volte stai là dentro ed è talmente piccolo l'ambito che non riesci a governare nessuna delle cose che vuoi fare. E succede come è successo con i rifiuti. I rifiuti non li puoi governare in un ambito stretto dove si producono i rifiuti, si producono solo da te e devi trovarvi poi la soluzione per risolvere i problemi dove non c'è spazio. Non li puoi risolvere così. E oggi l'errore di questa legge è che prevede questi perimetri stretti, quindi dovremo lavorare molto nel futuro per cambiare anche la norma, perché le norme possono essere sempre cambiate, le leggi, ma almeno negli statuti lavorare per evitare questa rigidità. Ecco, però adesso noi abbiamo un problema immediato, che è quello della gestione, e sulla gestione anche di questa prima fase il sindaco di Napoli è venuto qua e ci ha posto anche un problema relativo alle possibilità di sviluppo di questo progetto, puntando ad un progetto che insomma ci è sembrato un po' strano, ma lui l'ha detto molto chiaramente, che è quello dell'utilizzo dei fondi europei
per sostenere lo sviluppo della città metropolitana. Lui parlava del PON città metropolitana, ma parlava anche di qualcosa di più ampio che si possa aprire. Lei ritiene che effettivamente una dimensione metropolitana possa avere un rapporto con la gestione dei fondi? Sì, ma già avviene. Non mi pare una novità, ecco, se è stata diciamo, descritta come una novità, non è una novità. Oggi già l'area metropolitana ha la città di Napoli, ma non solo, con i grandi progetti a partire dal porto, dalla logistica, ma anche la città metropolitana per tutta la parte del trasporto ferroviario, delle grandi assi stradali, per le politiche dell'ambiente, quindi le bonifiche per esempio. Certo. No? Quindi se noi mettiamo tutto questo, altro che quello che è previsto che venga dato dall'Europa, in maniera chiara solamente alle aree metropolitane, ma le aree metropolitane devono avere molto di più, hanno oggi già molto di più, il più Europa, no? Che governa molte città metropolitane, sopra i 50.000 ce ne sono tanti a Napoli, che già hanno tantissime risorse, ma molte di più, ma molte. Quindi molte anche in termini di gestione, però, se ho capito. Ma le hanno già che... Quella cosa che si dice spesso, e sbagliando, ma devo dire, lo dicono tutti i sindaci che non conoscono bene la legge, perché poi basta studiare, no? Basta che uno vede le carte, le studia e non dice cose che non esistono. Ma sono già i comuni soggetti attuatori. I fondi comunitari sono gestiti per gran parte dei casi dai comuni. La regione non fa appalti e non gestisce, programma. Quindi non abbiamo la gestione dei fondi. I fondi sono già dati agli enti locali, oppure sono dati per esempio all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato, all'Autorità Portuale di Napoli, alle sovrintendenze per fare per esempio Pompei. Quindi non esiste, già sono destinatari di queste risorse gli enti attuatori. Quindi è un modo per dire cose che non sono vere, sono anzi devo dire ben ampiamente superate dalla normativa comunitaria. Un'ultima domanda. Noi abbiamo avviato un'operazione di dialogo con le parti sociali, abbiamo intervistato i responsabili delle organizzazioni sindacali di categoria regionali, i parlamentari e così via, e tutti rilevavano che su questa discussione, cioè sulla costruzione della città metropolitana, mancavano delle sedi, dei luoghi nei quali iniziare un vero e proprio discorso su qualcosa che andasse oltre l'elezione del sindaco, la modalità di gestione e così via, cioè dove si ipotizza il modello di città metropolitana. Come regione pensate di avviare una discussione su questo? Cioè ci saranno dei tavoli nei quali i cittadini, le associazioni, la società civile, i sindaci potranno partecipare a questa costruzione di un progetto, insomma, di città metropolitana? Sì, intanto la gran parte delle attività sarà svolta nell'ambito della struttura della città metropolitana che nasce con legge nazionale, quindi lì dentro quando si affronteranno gli statuti. Quindi il consiglio, il dibattito, questo famoso consiglio ampio e rappresentativo dovrà coinvolgere le forze sociali, i cittadini, le associazioni, oltre i singoli comuni. No? Certo. Noi come regione possiamo dare una mano per dire se invece quella che è stata determinata sia l'area di riferimento o si deve ampliare. Perfetto. Quel caso entra la regione o si deve ampliare o eventualmente deve diminuire l'impatto territoriale. Io penso che debba necessariamente eventualmente ampliarsi. E quindi questo dibattito sicuramente ci sta, e mi auguro che in questo dibattito si affronterà quel tema che ho posto io all'inizio. È inutile fare un'ulteriore gabbia, ne abbiamo già troppe nel nostro paese di gabbie, dobbiamo lavorare come si tra l'altro oggi lavorano le grandi città metropolitane europee. La ringrazio. Grazie a voi.